Beata la famiglia che comprende l'importanza dell'inutile, del superfluo, e la beatitudine della famiglia su cui ci siamo soffermati nella puntata di ieri e che oggi vogliamo ancora un attimo, diciamo, approfondire, su cui vogliamo trattenerci anche in questa puntata. Ieri abbiamo compreso quando educare all'essenzialità, a comprendere ciò che è utile veramente, ciò che è inutile, aiuta la famiglia a vivere e a lottare contro l'idolo, il Moloch del tornaconto della utilità nella nostra vita, in questa nostra società, e a rivivere, a riscoprire il valore della gratuità, valore del saper perdere tempo per chi si ama. E se ricordate, abbiamo citato una frase di Antoine de Saint-Exupéry del Piccolo Principe, che dice appunto alla rosa, dice: è il tempo che ho perso per la rosa che ha reso la rosa importante. E da ciò nasce la necessità di riscoprire la bellezza di perdere tempo per l'altro, di perdere tempo per i propri figli, per la propria moglie, per il proprio marito, per gli amici, per i parenti, per chi non conosco, perché è solo questo perdere tempo che fa riscoprire l'altro e che fa anche riscoprire me stesso, fa riscoprire il mio essere uomo, il mio essere donna, il mio essere persona, dall'impronta del dono. Io divento veramente me stesso quando mi dono, quando perdo tempo per gli altri. Vorrei leggervi una frase di Montaigne che è stata ripresa da una raccolta di saggi e che anche il nostro Cardinal Mendoza cita nel suo testo che ci sta accompagnando in questo periodo. Montaigne dice così: se mi si chiede perché l'amavo, non trovo parole capaci di esprimere alcun perché. Dovrei limitarmi a rispondere per quello che era lui, per quello che ero io. È importante che le famiglie non si riducono a gestire solo e semplicemente l'utile, ciò che mi porta vantaggio, a gestire solo così uno stile di vita che ti porta ad accumulare, a guadagnare, a cercare solo e semplicemente l'utile. È importante che le famiglie riscoprino la gratuità, il farsi dono, riscoprano la gioia di donare senza alcun interesse. E questa beatitudine che ridà senso, ridà luce, apre squarci di orizzonti nuovi all'incontro, alla relazione e all'amore nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao!